E dunque questo è il primo riferimento che si ha. Vediamo l'errore commesso dal binomio francese. E adesso toccherà a Julien Melchior, amazzone belga, in sella a Espoir, cavallo di origine belga di 15 anni. Julien Melchior, giovane, classe 1986, per quanto riguarda i campionati europei e juniores, ricordiamo nel 2004 una medaglia di bronzo individuale e un argento a squadre. Ha partecipato all'ultima edizione della finale della Coppa del Mondo a Las Vegas con Grand Am, amazzone che sta girando il mondo per ampliare il suo bagaglio di esperienza. Vediamo se riuscirà a far meglio di Roger Yves Bost, 121,33 il tempo complessivo del cavaliere transalpino. Ora Julien Melchior ed Espoir. Anche molti tratti galoppabili dove è fondamentale riuscire a guadagnare qualche decimo di secondo. Un'interpretazione prudente del talus a scendere con due gradoni. Ricordiamo che c'è anche un laghetto, la fossa ferrarese, lo scivolo che abbiamo visto affrontato da Julien Melchior. Non è uno scivolo che fa paura come quello del percorso di cross dei pratoni del Vivaro, ma è comunque un'insidia per cavalli che, dobbiamo dire, non sono particolarmente abituati a questo tipo di prova, che è molto gradita dal pubblico. Intanto un'esitazione, ma non c'è errore su questo verticale a ventaglio, verticale di barriere. Ora la zona d'acqua. Nessuna titubanza da parte di Espoir. Bene anche nel tratto intermedio Julien Melchior, che ora agisce con energia per trattenere gli ardori del proprio saltatore, esce bene da questa combinazione. E siamo quasi al termine del percorso. Superato anche l'oxer di chiusura. È comunque abbastanza alto il totale dell'amazzone belga, 130,05, dunque nettamente alle spalle di Roger Yves Bost. La regia ci ripropone ancora un passaggio rallentato con un solo errore. Adesso per il Brasile Bernardo Alves con Kingly du Reverdy, cavallo di origine francese di 12 anni. Grande esperienza per Bernardo Alves, cavaliere di livello internazionale che ha partecipato ai giochi di Atene, per lui 59esima posizione individuale con Canturo, presente anche ai campionati del mondo di Aquisgrana, 12esimo individuale sempre con questo cavallo. Medaglia di bronzo a squadre ai giochi panamericani per Bernardo Alves, che nella circostanza monta Kingly du Reverdy. Da battere per ora il 121,33 di Roger Yves Bost. Bernardo Alves, classe 1974. E questo è uno dei momenti più delicati dell'intero tracciato ideato da Uliano Vezzani, direttore di campo modenese di grande esperienza. Un concorso, quello di Arezzo, organizzato con la massima cura in tutti i particolari e che, ripeto, ha richiamato cavalieri importanti. Tanto c'è il primo errore per il cavaliere brasiliano, cavalieri importanti
E fra questi vorrei citare la tedesca Meredith Michaels-Birbaum, neocampionessa d'Europa, che si è aggiudicata il Gran Premio Città di Arezzo, errore replicato da parte di Alves. Comincia anche ad affiorare la stanchezza per Kinglee du Reverdy, percorso che si può coprire intorno ai 2 minuti scarsi, e chi andrà sotto la barriera dei 120 secondi avrà la possibilità di conquistare un buon piazzamento. Conclude Alves in 129 e 39, per il momento è in seconda posizione alle spalle di Roger Bost, il francese che guida la classifica con 121 e 33. In questa gara è possibile che arrivi al primo posto un binomio che ha commesso un errore, scavalcando magari un altro binomio più lento che ha completato il percorso netto. Vi ricordo 4 secondi di penalizzazione ogni barriera abbattuta. Ed ora la griffe di Michel Robert, ancora per la Francia. Monta Val Thorens van de Pandeborre, cavallo di origine belga di 9 anni. Ottimo il palmarès di Michel Robert. 2 medaglie di bronzo a squadre all'Olimpiade di Seul e di Barcellona con Lafayette e Nonix. Poi, per quel che concerne i campionati del mondo, argento individuale nel 94, bronzo a Dublino nell'82, oro a squadre in quella circostanza con Ideal de la Haye. Ha vinto 2 edizioni dei Giochi del Mediterraneo a Bari e Perpignan. Michel Robert, cavaliere non più giovanissimo, nato nel 1948, ma ancora estremamente pimpante, vedete fin dai primi tempi di galoppo che cerca di inserirsi nelle prime posizioni, prende anche qualche rischio. D'altronde, se vuole superare il connazionale Roger Bost, deve pigiare sull'acceleratore. Anche per lui uno scivolo abbastanza prudente. Adesso il verticale di barriere rustiche su fosso. È molto veloce Michel Robert, errore sull'elemento d'uscita della gabbia. Bene invece sul verticale in nero e azzurro. Un altro dritto superato con disinvoltura. Il laghetto. Immagini molto molto spettacolari, bene anche su questo verticale piuttosto insidioso, insidiosa più che altro la distanza dopo il laghetto. Parte conclusiva del tracciato anche per il fuoriclasse francese. Ultimo sforzo, sembra molto più veloce rispetto a Roger Yves Bost. Pur avendo commesso un errore, si porta al comando della graduatoria con 116 e 55, e senza l'errore che ora probabilmente, anzi certamente la regia ci ripropone, Michel Robert avrebbe posto una ipoteca serissima sulla vittoria in questo derby d'Italia. Davvero prova eccellente per Michel Robert, inquadrato, carezze per Val Thorens van Pandeborre. Ancora un salto vincente da parte di questo cavallo dal bel modello. E adesso per l'Italia Gianni Govoni con Pornstar, origine olandese, 10 anni. Gianni Govoni è nato a Finale Emilia nel 1967, uno dei migliori cavalieri italiani. È una gara che gli si addice, cavaliere di temperamento che ha ottenuto il suo miglior risultato, giungendo quinto a livello individuale ai campionati del mondo nel 2002
2002 Ares della Frontera con l'oro piana Avinia. Per lui due argenti, individuale a squadra ai Giochi del Mediterraneo nel 93. Gianni Govoni che, secondo temperamento, non lascia nulla di intentato e ha nel mirino il 116 e 55 di Michel Robert, attuale capofila. Un'esitazione sull'elemento d'ingresso della gabbia in bianco e giallo. Pornstar sul quale Gianni fa un grande affidamento. Abbiamo visto l'errore su uno degli ostacoli inconsueti. Anche la novità di questi passaggi può creare problemi a cavalli che non affrontano tutti i giorni i tracciati di questo tipo. Ancora la grinta di Gianni Govoni a tre quarti del percorso. E vedete, la sua maestria riesce a ottenere delle traiettorie redditizie, cerca di guadagnare decimi di secondo preziosissimi e poi l'allungo finale, come se si trattasse di una gara di galoppo in pista dritta, purtroppo arriva l'errore sull'ultimo ostacolo e dunque altri 4 secondi di penalizzazione, il totale è di 128,99. Anche senza quell'errore che abbiamo visto, Gianni non sarebbe riuscito a superare Michel Robert, che è andato davvero davvero forte. Oxer tricolore, errore, e poi abbiamo visto la ripetizione dell'errore anche sull'ultimo ostacolo. Sono 3 in tutto gli errori per Gianni Govoni e per Pornstar, e adesso dovrebbe essere la volta di Nick Skelton, che però ha rinunciato con Russell. Il ritiro del campione inglese dunque per l'Italia, Giulia Martinengo Marché con Salomon Ter Wilgen, cavallo di origine belga di 12 anni. Giulia Martinengo che negli ultimi tempi sta bruciando le tappe. Aviere, nata nel 1979, nel corso di questo concorso internazionale si è imposta nel Ladies Cup, categoria riservata alle amazzoni. Sempre più positivo il rendimento di Giulia Martinengo, che diverse volte ha rappresentato e difeso i colori italiani in Coppa. Estremamente affidabile, per ora il suo percorso è netto, riesce a superare senza inconvenienti anche la gabbia, sulla quale alcuni concorrenti si sono trovati in difficoltà. È veloce, non velocissima, per il momento sta mirando soprattutto alla precisione sui salti, sa che ogni errore costa 4 secondi di penalizzazione, 4 secondi che possono rivelarsi un'eternità poi quando si andrà a fare i conti per la classifica. Bene ancora Giulia Martinengo, estremamente in forma, concentrata, percorso limpido fin qui. E vedete che Salomon scalcia nel tratto piano, molto simpatica questa ripresa, però c'è ancora un ostacolo da superare e arriva il netto per l'amazzone italiana, molto molto soddisfatta, lo stacco musicale per il binomio azzurro, per Giulia Martinengo, 114,74, riesce a superare Michel Robert. Percorso netto in 114,74 e scende sotto la barriera dei 2 minuti, dunque chi vorrà imporsi in questo derby d'Italia dovrà veramente volare. 114,74 per Giulia Martinengo, che passa al comando della classifica provvisoria. Abbiamo superato la metà gara, adesso per l'Australia, Edwina Alexander, che monta
Grupp Centan, cavalla di origine tedesca di 9 anni. Edwin Alexander, classe 1974, ha ottenuto un risultato straordinario nel 2006 ai mondiali di Aquisgrana, quarta individuale con l'inseparabile Isovlas Pialotta. Per questa amazzone anche una finale di Coppa del Mondo proprio quest'anno a Las Vegas, 27esima posizione sempre con Pialotta. 114,74 il tempo da battere di Giulia Martinengo, alla quale l'aria di Arezzo fa veramente bene, al passo sullo scivolo, non vuole correre rischi, però inevitabilmente perde secondi preziosi, e qui si vede tutta la difficoltà di fronte ai sali scendi del tracciato inusuali. Ha preferito non correre rischi Edwin Alexander, certamente ha perso dei secondi pesanti. Adesso sta riaccelerando e vedete che anche Centanna è un po' diffidente laddove il percorso si discosta dai canoni classici dei tracciati del salto ostacoli, con grave imbarazzo anche al laghetto, però se la cava, e poi c'è l'errore su quel verticale che è estremamente insidioso, una delle barriere più errorabili, come si dice usando un termine che a me personalmente piace poco. Siamo verso la conclusione del percorso, ottimo fisico per questa Centanna che comunque si è comportata bene, un po' a disagio di fronte alla novità, ma riesce a concludere senza commettere errori nella parte conclusiva del tracciato. Per Edwina un totale alto, andamento lento, 146,27, e per ora è il totale più alto. In vantaggio Giulia Martinengo, 114,74. Per il momento in seconda posizione il francese Michel Robert, 116,55. E adesso per il Brasile Cassio Rivetti, che monta Ozon de l'Eribus, cavallo svizzero di 9 anni. Cassio Rivetti, nato nel 1980, ha già partecipato ai mondiali ad Aquisgrana in sella a Olona, 29esimo posto. Dopo gran parte dell'attività in Sud America, la campagna europea con apparizioni a Chantilly e poi Arezzo, con la possibilità concreta di fare bene, anche perché Ozon de l'Eribus ha dimostrato di possedere una velocità di base notevole e buona regolarità sugli ostacoli. Se la cava bene anche sullo scivolo, superato il verticale di barriere su fosso. Sta tirando la gara, ce la sta mettendo tutta, errore sul primo elemento della gabbia, e questo potrebbe essere un vantaggio per Giulia Martinengo, che invece non ha commesso alcun errore, 4 secondi pesanti per il cavaliere brasiliano, che è comunque velocissimo, sta volando, sta letteralmente divorando il percorso allestito da Uliano Vezzani, non si è perso d'animo, sa che si può andare al comando, magari vincere anche commettendo un errore, sta galoppando anche nella parte conclusiva del tracciato. Il cavaliere brasiliano, parte ultima del percorso, è veloce, attenzione al cronometro, perché nella fase iniziale, in quella intermedia, Cassio Rivetti
ha veramente dato il meglio, ha chiesto tutto al proprio saltatore che va ad affrontare l'ultimo ostacolo e passa al comando 113-26. Davvero un'impresa quella di Cassio Rivetti, Brasile in sella Ozon dell'Eribus, si porta al comando e scavalca per poco più di un secondo Giulia Martinengo, che rimane seconda davanti a Michel Robert. Carezze meritate per Ozon dell'Eribus. E adesso vediamo la sagoma bianca di 100. Montato da Laura Crote, espertissima amazzone americana, nata nel 1965, argento a squadre recentemente ai mondiali di Aquisgrana in sella Miss Independent, diverse finali di Coppa del Mondo, quella di Kuala Lumpur, di Las Vegas, di Milano, e nel 2003 il suo miglior risultato in questa manifestazione, il quinto posto a Las Vegas con Anthem, che è certamente il suo cavallo di punta, quello che le ha dato le maggiori soddisfazioni. Vedete la grinta di questa amazzone, grinta riconosciuta. Cento però non sembra gradire molto le novità proposte dal percorso, avete visto con quanta cura alzi il posteriore di fronte a barriere mai affrontate forse in precedenza. Comunque è bella la falcata di questo grigio. Laura Crote è mediamente veloce, nulla di paragonabile rispetto comunque alla volata di Cassio Rivetti. Ottimo il percorso anche di Giulia Martinengo, valido quello di Michel Robert. Per Giulia Martinengo la soddisfazione di un percorso netto, e abbiamo visto il grande momento di imbarazzo, di difficoltà da parte di Laura Crote, che stava per cadere di sella, c'è l'errore per il binomio americano. È stata brava a rimanere in sella, però certamente ha perso secondi. Ed ora va ad affrontare la parte conclusiva del tracciato, ancora un segmento impegnativo. Una piccola maratona che mette a dura prova sia i cavalli che i cavalieri. La grinta di Laura Crote che conclude con 124-26. Discretamente lontana da Cassio Rivetti, il cavaliere brasiliano che nonostante un errore agli ostacoli è al comando, e come detto in precedenza si può vincere anche commettendo un errore. Era netto il percorso di Giulia Martinengo, però più lento, molto più lento rispetto a quello davvero scoppiettante di Cassio Rivetti in sella Ozon dell'Eribus. Abbiamo visto Laura Crote e adesso per la Gran Bretagna Robert Smith con Jerry Maguire, cavallo di 13 anni, di origine irlandese. Anche per Robert Smith, grande esperienza internazionale, è un figlio d'arte, è partito proprio con la velocità degli sprinters in pista dritta. Robert Smith, nato nel 1961, quarto individuale ai Giochi Olimpici di Atene, medaglia di bronzo ai campionati europei nel 97 con la squadra. Per lui due finali di Coppa del Mondo, a Kuala Lumpur 25esimo posto dopo una stagione importante al coperto con il Fido Kalusha, cavallo grigio. Errore sulla gabbia. Peccato per quella disattenzione, perché Robert Smith era fra i più veloci nel primo segmento del tracciato. Non si dà per vinto però. Laghetto. Temperatura ideale, dunque qualche spruzzo d'acqua può anche far piacere.
Siamo verso la conclusione del percorso con un Robert Smith che ancora cerca un piazzamento in questa categoria derby, errore però ancora. E sciupa un po' tutto Robert Smith con Jerry Maguire, con un finale un po' appesantito direi, 121-80, senza quegli errori sugli ostacoli avrebbe insidiato il primo posto di Cassio Rivetti, cavaliere brasiliano per ora al comando, e la regia puntualmente ci offre ancora qualche errore da parte del binomio inglese. Robert Smith, 121-80. E adesso un'altra amazzone, si tratta di Jessica Curtin. Per lei un prestigioso secondo posto nella finale della Coppa del Mondo del 2006 a Kuala Lumpur in Malaysia. Per la prima volta questa manifestazione era stata ospitata dal continente asiatico. Quel piazzamento era stato ottenuto in sella Castle Forbes Libertina. Jessica, nata nel 1969, monta nella circostanza Castle Forbes Cadeau Z, cavallo di origine belga, molto giovane, 8 anni, dunque un binomio ancora alla ricerca di un perfetto amalgama. Se la cava benissimo qui, ora lo scivolo bene, è una dei concorrenti che ha superato quel tratto del percorso con maggior spavalderia, e per ora è ancora netto il suo percorso, bene anche sulla gabbia in giallo. Lo sottolineiamo ogni volta, però l'equitazione è una delle poche discipline che pone sullo stesso piano uomini e donne che gareggiano assolutamente alla pari, spesso e volentieri, proprio il gentil sesso alla meglio nei confronti dei maschi, in particolare Meredith Michaels Birbaum è stata la prima donna a raggiungere la vetta delle classifiche computerizzate internazionali. Recentemente ha vinto a Mannheim il campionato europeo. Meredith, che si è imposta anche nel Gran Premio qui ad Arezzo, amazzone americana di nascita, tedesca per aver sposato Markus Birbaum, altro cavaliere di livello internazionale. L'intervento energico da parte della bionda Jessica Curtin commette errore proprio sull'ultimo ostacolo, 4 secondi di penalità, però 127,07 il suo totale, non sarebbe comunque riuscita a salire sul podio di questo derby d'Italia. Bellissima questa immagine che immortala lo sforzo di amazzone e cavallo nel tratto piano conclusivo. Ancora 3 binomi prima della conclusione. Cominciamo dall'olandese Leopold Van Asten, che monta Isis Dumaret, femmina di origine francese, 11 anni. Ancora le carezze di Jessica Curtin, che è soddisfatta della sua prestazione. Leopold Van Asten, grande esperienza anche per questo cavaliere, quarto con la squadra ai giochi di Atene in sella Flash Rouge, nato nel 1976. Spesso e volentieri Leopold Van Asten si impone anche in tappe di Coppa del Mondo, è un cavaliere che non di rado riesce a estrarre il jolly dal proprio mazzo. Da battere il 113,26 del brasiliano Cassio Rivetti in sella Ozon de l'Eribus. Leopold Van Asten bene fin qui ed anche molto molto veloce, girate rischiose,
Ora, l'errore sull'elemento di ingresso della gabbia. E naturalmente, quando si commette un errore, si hanno davanti due possibilità. Una è quella di arrendersi, dunque di completare il percorso per onore di firma, e l'altra è quella di accelerare ancora di più per far pesare sulla propria classifica il meno possibile quei 4 secondi di penalizzazione. È il caso di Leopold Van Asten, che veramente sta onorando la gara. Un solo errore che però potrebbe tagliarlo fuori dal inserimento nelle prime 3 posizioni. Ancora un'accelerazione finale per Leopold Van Asten e il suo Belsauro, che vanno a commettere errore sull'ultimo ostacolo. Pensate, 120 e 63 senza i due errori e gli 8 secondi di penalità, ci sarebbe stato un totale di 112, molto vicino alla vittoria Leopold Van Asten, però si inserisce in quarta posizione al momento, alle spalle di Cassio Rivetti Brasile, Giulia Martinengo Italia, Michel Robert Francia. Adesso per la Gran Bretagna John Whittaker monta Lactic, cavallo di origine tedesca di 16 anni, mantello candido per il cavallo di John Whittaker, seconda squadre all'Olimpiade di Los Angeles, secondo individuale argento a squadre alle Controolimpiadi di Rotterdam, tante edizioni del campionato del mondo, ricordiamo, protagonista con Milton intorno agli anni 90, uno dei binomi più importanti dell'equitazione di ogni epoca. Per quel che concerne i campionati europei, vittoria individuale a squadre nell'89, argento individuale oro a squadre nell'87, poi ancora un oro a squadre nell'85, due vittorie in finali di Coppa del Mondo nel 90 a Dortmund, nel 91 a Göteborg, sempre con il fantastico Milton. John Whittaker, che ha commesso errore in ingresso di gabbia. Anche John Whittaker fa sul serio, e dobbiamo dire che raramente abbiamo assistito a una gara di questo tipo in cui tutti i protagonisti abbiano dato il massimo. Molto spesso accade che qualche binomio cerchi di perfezionare i meccanismi, le reazioni di fronte a questa categoria particolarissima. Invece nella circostanza un po' tutti hanno provato a piazzare il tempo inferiore. Ce la mette ancora tutta John Whittaker, il pubblico capisce l'impegno del cavaliere inglese, che offre spettacolo fino all'ultimo in sella al suo grigio, che si è comportato bene. Abbiamo visto soltanto quell'errore, superato anche l'oxer conclusivo. Davvero bravo John Whittaker, 118 e 62 con l'errore che viene puntualmente riproposto, 114 e 62 sarebbe stato secondo senza quell'errore, precedendo per pochi centesimi Giulia Martinengo. Tant'è, quarta posizione per John Whittaker, e adesso soltanto lo statunitense Raymond Texel in sella a Kellyview Attraction può battere il brasiliano Cassio Rivetti. Ultimo binomio in campo, un altro grigio, Kellyview Attraction, cavallo di origine svedese di 12 anni, Raymond Texel, classe 1973. Per lui una finale di Coppa del Mondo del 2002 a Lipsia, tredicesimo individuale in sella Fleur Z. E certamente dovrà mettere le ali per insidiare il 113-26 di Cassio Rivetti, che comunque aveva commesso un errore. Dunque pensate, aveva concluso il percorso in 109-26. Percorso di quasi 2 chilometri, dunque una impresa straordinaria. Cassio Rivetti al comando, sfidato da Raymond Texel.
Caligrew Attraction. Nella prima parte del percorso sembra più lento rispetto al brasiliano, che se le cose non cambiano può dormire sonni tranquilli. Infatti vediamo che non c'è una velocità particolare. Verticale di barriere su fosso superato, fin qui diligente, Killigrew Attraction. Raymond Texel chiude questo derby d'Italia, errore sul primo elemento della gabbia, un ostacolo che è costato caro a diversi concorrenti. Adesso acquisisce un po' di velocità, ma possiamo dire fin da adesso che la vittoria ormai non può più sfuggire a Cassio Rivetti, brasiliano. Un altro errore replicato al verticale di barriere a ventaglio, l'acqua del laghetto. Bene su questo dritto. Oxer, bene anche qui. Girata a mano destra per affrontare la parte conclusiva del tracciato. Raymond Texel affronta l'ultimo segmentino di gran carriera, però ormai è sfumata la possibilità di un piazzamento. Infatti con 131,83 scivola in tredicesima posizione. Si conclude qui il derby d'Italia, vittoria brasiliana, Cassio Rivetti in sella a Ozon dell'Eribus 113,26. In seconda posizione, ottima come durante l'intero concorso di Arezzo, Giulia Martinengo in sella a Salomon ter Wilgen 114,74. A precedere in terza posizione il francese Michel Robert, Val Thorens van de Pandeborre 116,55. Una gara davvero tirata, l'inquadratura per Raymond Texel, gara spettacolare che ha visto il successo, a sorpresa ma non troppo, di Cassio Rivetti. Un errore sugli ostacoli, però un percorso volato tutto d'un fiato. E dunque vittoria con 113,26, estremamente diligente il nostro miglior binomio Giulia Martinengo con Salomon ter Wilgen, che si sono comportati benissimo, nessuna barriera abbattuta, posizione d'onore 114,74. Per l'equitazione è tutto, a voi amici all'ascolto, una cordiale buonasera, restituisco la linea allo studio.